amici del mattino, ben ritrovati. Eccoci qui per il nostro appuntamento nel salotto di Cremona 1. Iniziamo come sempre con Aspettando Mezzogiorno, poi ci dedicheremo ai nostri ospiti nella puntata di ore 12. Come avete visto, anche oggi sono da sola. Il nostro Piero Brazzale sta bene, non preoccupatevi, tornerà domani. È dovuto scappare un paio di giorni per motivi familiari, ma tranquillo, gli ho fatto la giustifica, come a scuola, mi deve fare la giustifica lui in realtà. Tutto a posto, non preoccupatevi, tornerà anche Lana che mi manca un sacco, è più di Brazzale assolutamente. Allora, cosa facciamo oggi? In Aspettando Mezzogiorno, come sapete, ci sono sempre le nostre rubriche, mi farò aiutare anche dalla nostra Anita e il nostro Andrea che saranno con noi per parte della puntata, e poi ovviamente ci sarà la rassegna stampa, ci sarà il nostro gioco, ci sarà il nostro gossip, ci sarà il momento dedicato alla moda, insomma tante cose di cui parleremo. In ore 12 invece, oggi è martedì, quindi come ogni martedì ci sarà il nostro Roberto Codazzi che ci porterà degli ospiti musicali, ma oggi parleremo anche di tanti altri argomenti. A proposito di musica, ci collegheremo con delle persone del settore della musica che, come sapete, in questo momento sono assolutamente fermi. Non solo musica, ma anche tutti gli eventi che stanno davvero soffrendo in questo momento. Sono fermi ormai da più di un anno, come sapete, poi anche per quanto riguarda i matrimoni sono vietati i banchetti e feste, quindi immaginatevi, insomma, per tutti quelli che suonano, quelli che fanno eventi, organizzano feste, insomma è proprio un momento disastroso e continua a essere un momento disastroso perché sono stati annullati anche tanti eventi e tanti matrimoni ancora nel mese di maggio e nel mese di giugno. Poi parleremo di TEDx, questo super evento che ci sarà a Cremona a settembre, grandissima attesa. Verrà qui il nostro Andrea Mattioli, l'organizzatore, per parlarcene e scopriremo magari qualche dettaglio in più. E poi parleremo di un film realizzato da un cremasco, divertente, vedremo il trailer proprio del film e ce ne parleremo proprio con il regista che sarà in collegamento con noi. Tempo. E basta, parlo più, partiamo, c'è l'oroscopo, vediamo cosa dicono dei gemelli. Ariete. Molte situazioni potrebbero sbloccarsi definitivamente anche in amore. Sarebbe utile chiarire fino a che punto la persona che ti interessa è affidabile. Toro, qualche coppia ha dovuto rimandare un progetto per carenza di risorse economiche. Potrebbero esserci maggiori spese per la casa e i figli, ma siamo alla fine di un periodo così difficile. Gemelli, una persona può esserti di aiuto se devi portare avanti un tuo progetto di lavoro. Puoi riguadagnare quello che è stato perso anche se ci vorrà tempo e soprattutto tanta fiducia. Cancro, le storie che sono nate potrebbero andare avanti molto bene. Periodo favorevole per recuperare qualche carenza affettiva. Leone, si può superare una fase di crisi. Le stelle sono ancora dalla tua parte. Vergine, gli incontri sono favoriti, ma è meglio stare attenti alle questioni economiche. Bilancia, se c'è una questione di famiglia in ballo, è opportuno arrivare ad una mediazione piuttosto che buttare tutto all'aria. Scorpione, bisogna stipulare un accordo. Difficile restare fermi, grandi passi in avanti con un'affermazione totale che probabilmente è già arrivata o sta per arrivare. Sagittario, per molti è tempo di scelte importanti che riguardano anche l'amore. Cerca di stare meno in contatto con persone che possono farti innervosire. Se una storia non va bene, passa oltre. Capricorno, è un momento utile per superare una crisi, novità per chi si è separato da poco. Acquario, costruttività e praticità non mancano. È tornata anche quella piccola dose di astuzia che ti aiuta sempre nei momenti più complicati. Pesci, se vivi un rapporto ufficioso, ti sembrerà opportuno chiarire tutte le cose che non vanno. Eccoci, c'è qui la mia Anita che è venuta
in soccorso della vecchia zia. Ciao Anita, ciao. Come stai? Benissimo. Benissimo, bene. Sai che colore è il colore di oggi? Qual è oggi il colore? Il verde vigneto, vediamo qual è il colore di chi è nato il 4 di maggio. Eccolo qua, siete stabili, siete leali e siete penetranti se siete nati oggi. Nella vita di tutti i giorni la gente vi guarda con soggezione e riuscirete ad affrontare con calma e grazia anche le situazioni più stressanti. Quali sono i benefici di questo colore, Anita? Il vostro colore personale simboleggia la prosperità e la crescita. E poi con questo colore riuscirete a restare con i piedi per terra quando cercate risposte agli interrogativi più importanti della vita. Di verde vestitevi, di verde vigneto. E se siete nati oggi avete affinità con il 14 marzo, 19 aprile e 21 di giugno. Ieri abbiamo iniziato a parlare delle nascite, bambini, eccetera. Come proseguiamo? Proseguiamo con questi consigli della suocera. Allora, innanzitutto diamo un po' di regole. Cosa fare e cosa non fare quando nascono i bambini. Allora, abbiamo detto che si può annunciare la nascita di un bimbo con un bigliettino carino e poi si deve sempre ringraziare rispondendo quindi con le vostre felicitazioni. Allora, c'è questo argomento delle visite, andare a trovare i bambini quando sono appena nati. Tu non avrai amiche che sono già mamme? No, non ancora, però non vedo l'ora, sono sincera. Esatto, presto, ragazza mia, aspetta, io ho fatto i figli a 40 anni, però vabbè, tu inizia prima, così almeno ne fai due o tre, perché io non sono riuscita a farne solo una. Allora, informatevi quando potete andare a far visita al bebè per conoscere il nuovo arrivato, visto che sono momenti delicati, la mamma è molto stressata, tutti vogliono vedere il bambino, la nonna, la zia, la cugina, la trisavola e tutti quanti. Magari, esatto, non stressate troppo dicendo voglio venire a vedere la bambina, perché insomma è un momento in cui bisogna un po' organizzare tutte le visite e i genitori non hanno voglia di avere 150.000 persone che vanno a trovarle, giusto? Giusto. Che cosa regalare al nascituro? Allora, si può regalare, adesso fanno ste liste come la lista nozze, fanno la lista di nascita, ecco, non così sapevo. Non si fanno regali doppi, giusto? Hai capito? E quindi c'è la mamma o insomma la mamma e papà che si sono già attrezzati con questa lista nascita. Tu vai al negozio e dici che cosa c'è nella lista nascita, un vestitino che ha scelto la mamma, un oggetto che può essere utile, il biberon, e tu regali una cosa che sicuramente è utile e che la mamma non ha già. Mi sembra anche comodo per comodo, non avere scelte. Esatto, sì. non si deve scegliere. Oppure, se non volete basarvi sulla lista nascita o non c'è la lista nascita, comprate qualcosa che si può cambiare, così la mamma c'ha il suo scontrino bianco. Molto utile, secondo me, in generale nei regali, poter esatto, cambiare esatto, il regalo. Esatto. Se almeno questi regali sono accompagnati anche da un omaggio floreale per la mamma, è molto gradito. Io mi ricordo quando è nata la mia Carolina che ho ricevuto veramente tantissimi mazzi di fiori, avevo la casa invasa di bouquet ed era molto bello, con tutti i bigliettini ovviamente scritti a mano per dirmi, insomma, farmi le congratulazioni. E c'è qualche fiore particolare per la nascita del bambino? Oppure qualche fiore particolare? No, però colori allegri ovviamente, fiori allegri, le gerbere o le rose sono sempre garite, oppure anche i mazzi di fiori di campo sono sempre molto, molto belli. Allora, lavatevi sempre le mani con cura quando dovete andare a trovare un bambino ovviamente, e quindi adesso con i tempi del Covid lo facciamo in automatico, però mi raccomando, se c'è già un fratellino, tu sei sorella più piccola, giusto? Sì. Se c'è già un fratellino, magari portate, visto che scattano subito le gelosie per il nuovo nato, portate un regalino anche per il fratellino, così insomma accontentate un pochino tutti e anche il fratellino più grande è contento. Calma piatta così. Esatto, calma piatta. Una cosa molto gradita per le mamme è un aiuto pratico, quindi a parte dire portare il regalino e dire oh che bello il tuo bambino, se è una vostra amica ovviamente intima, magari offritevi per andare a fare la spesa oppure per portare
fuori, se non è gelosa, fare una passeggiata la bambina intanto che lei si fa un pisolino di 2 ore in santa pace, insomma, oppure fare le pulizie, tutte quelle cose, o portare magari una lasagna già pronta così la mamma la mette nel forno e non deve cucinare. Aiuti molto graditi questi. Molto graditi, molto graditi. Allora, io direi che abbiamo visto quello che si deve fare, domani chiudiamo il cerchio delle nascite con cosa non si deve fare quando nascono i bambini. Tu prendi nota che prendo poi un nota giorno... che sono un po' inesperta. Sì, poi un giorno torna utile, tranquilla. C'è Andrea adesso. Andrea si è perso. Buongiorno. Tu le sapevi tutte queste cose? Assolutamente no. Ecco, quindi vedi, prendi nota anche tu. È sempre un piacere ascoltarvi, ragazzi. Prendi nota anche tu, perché un giorno arriverà anche il tuo giorno, Gioia. Assolutamente sì, speriamo anche presto. Però oggi parliamo di... Peppa, vuole già diventare papà? No, però... Sei pronto? Vedremo, vedremo. Oh, mamma. Comunque, cosa è successo? Stai fidanzando? Vedi? Non ci avevi detto niente. No, ci devi aggiornare? Io no, ragazzi. C'è però... del lavoro in corso? No, purtroppo niente. No. Vabbè. Ma no, Luana? Dicevo. Luana? Chi è Luana? C'è una Luana? No! Stavamo dicendo. Ascolta, signori belli. Dai, dimmi gossip, cambiamo discorso, voilà. Cambiamo discorso mica tanto, perché signori e signori, lei. Chi è? Lei. Ah, chi è? Sai la Mastronardi? È la Mastronardi, ragazzi. Quella che era diventata famosa con i Cesaroni. Sì, esatto. Che bella, che è diventata famosa molto, con i Cesaroni. Sì. E soprattutto è diventata famosa per la Rai, è diventata famosa per tante cose, ma sì. Per la Rai. Una fiction che una ha fatto con la Rai. Due o tre o quattro fiction che ha fatto con la Rai, ma sì, sposa, ragazzi. Ma lei non viveva all'estero? Appunto, il suo fidanzato, attuale fidanzato, prossimo marito, Ross McCall, attore, credo che sia inglese o americano, non lo so, si sposano in Italia, come vuole la tradizione. Lei smentisce, solo che uno dei miei informatori Santo Pirrota, che sarà famosissimo ma non lo conosco, e di TV8 dice che non solo è certo il matrimonio, ma è anche alle porte, sarà quest'estate. Lui è un attore, quindi sono una bella coppia. Belli, molto. Sono molto carini, sì. Molto carini, sì, stanno bene insieme. E quindi dove si sposano non si sa ancora. Si sposeranno in Italia, scopriremo quest'estate dove... Lei è romana? Lei è romana, sì. Ma è un secolo che vive all'estero, quindi è un bel po'. E se posso darvi un ultimo gossip, visto che sapete che io sono... Ho iniziato questa grande tiritera, questa fiction con Diletta Leotta, quindi proseguiamo con questa fiction di Diletta Leotta. Ancora! La Nicoletta sarà felicissima di questa cosa, anche Anita, vedo non che... Ci liberiamo non di... ce la faccio più! Non ci liberiamo di Diletta Leotta, lo ragazzi! Lo faccio apposta, dai. Ragazzi, lo faccio apposta! Dai, sentiamo, cosa c'hai da dirci? Perché ha ricevuto... Non ho la fotografia, però guardate me che sono bello altrettanto. Le hanno dato anche un tapiro! Gli hanno dato il tapiro d'oro, perché gli hanno detto... Io riferisco quello che ha detto lei, ragazzi. So che non è molto orario, però ha detto: era quest'inverno, non ero fidanzata con Kan Yaman, era solo un limone, pertanto io e lui stiamo ancora felicemente compagni nella vita. Vediamo se sarà vero oppure no. E fa tanta tristezza, sì. Lei sono ha d'accordo. Detto che a 29 anni, se sei single, no, insomma, è normale fare queste cose, avere delle storielle così leggere. Sì. Va bene. Ok, ragazzi, animali. Ah, cioè sono gli animali, dopo gli animali. Ah, va bene, ma non li abbiamo finiti gli animali? No, penso di sì, ragazzi. Ce ne abbiamo, vediamo allora di che cosa parliamo oggi nelle nostre schede scientifiche. Ti dico una cosa, se pensi che al giorno d'oggi non esista nulla che riesca a sorprenderti, beh, ho una sorpresa per te. L'orso nero nordamericano riesce ad andare in letargo anche sugli alberi. Ecco, vedi, già la prima sorpresa. Tokelau è un remoto arcipelago nel Pacifico meridionale. Le isole sono famose perché il 100% dell'elettricità deriva dall'energia solare. Inizialmente le bandiere dei pirati non erano nere, ma rosse. Quasi tutti i nostri sogni sono visivi. Si tratta per lo più di immagini fisse, con poco movimento e pochi suoni. E non c'è nemmeno niente di strano nel fare sogni davvero bizzarri. Quando dormiamo, la parte del cervello responsabile per la logica e i significati è spenta.
Il suono viaggia 4 volte più veloce sott'acqua che nell'aria. È per questo che i sub spesso hanno difficoltà a capire bene la direzione dei suoni. Guarda, Anita, se parliamo di sogni, a proposito, visto che abbiamo parlato di sogni, non ti posso raccontare cosa ho sognato stanotte, ma avrei bisogno di uno bravo, bravo, bravissimo proprio. Beh. Tu fai sogni strani? Ma a volte me li ricordo, a volte no, non so da cosa dipenda. E sogno ricorrente qual è? No, poi me li dimentico, cioè mi sveglio, mi ricordo non hai che sogno, cosa... Non hai ancora il sogno, sei ancora giovane, non hai ancora il sogno ricorrente. No, non ancora. Io il sogno ricorrente ho... non sogno persone, sogno la maturità, sogno di fare l'esame di maturità. Incubi quindi più che sogni. Esatto, e poi sogno che mi telefoni l'università e mi dica: guardi, signora Tosato, che ci siamo sbagliati, la sua laurea non è valida, le mancano ancora 4 esami. E nella fattispecie l'esame di inglese, l'esame di letteratura inglese 4, l'esame di linguistica e l'esame di semiotica, quelli che ho più odiato. Bene. Quindi poi mi sveglio tutta sudata ma felice, perché invece poi la laurea ce l'ho nel cassetto. Sei pronta per i maturi 3 il film? Sono pronta per i maturi 3, sì, però è sempre un'angoscia ogni volta che lo sogno. Vabbè, fateci sapere qual è il vostro sogno ricorrente, 338 60 10 112, vi ricordo il nostro numero di telefono, scriveteci, andiamo in pubblicità e tra poco... Giochiamo! Respira, gioia, e ti vedo correre di qua e di là, perché sei il nostro superuomo. Cosa ci fai oggi? Ho dimenticato il meteo, ragazzi. Iniziamo così. Vabbè, lo recuperiamo, non ti preoccupare. Allora, ci fai il gioco del... Facciamo il gioco del disegno, ragazzi. Disegno. Oggi e domani giochiamo, andiamo qui in Mimi. Giochiamo. Allora... Niente sigla oggi, giochiamo direttamente. Giochiamo, infatti partiamo così. Ruota. Televisione, no, lavatrice. Lavastoviglie, no, è rotondo. Disco, puntina. Il disco, quello giradischi. Del... Giradischi. giradischi. Era quasi, hai fatto quasi un disegno giusto. Beh, quasi. Allora. Avete mai usato voi giradischi, ragazzi, di un'altra epoca ormai? No, io no, però no, c'è la mia nonna in realtà, ma non l'ho mai visto. Tuo nonno? In pratica. Non hai mai visto mettere su no. Il rito di mettere il disco su giradischi? Sì, forse sì, però quando ero piccolina, non so e se mettere vale. La puntina e sentire quel rumore lì. Guarda, mi hai fatto venire voglia. Recupera. Tu, Andrea? Io sì, perché mia mamma... gli ultimi anni del... Vorrei ricordarti che tua mamma è un anno più di me, eh? Infatti volevo evitare battute. Aveva i dischi di Candy. Ah, certo. Le storie in disco. E io quando ero piccolo mi divertivo a metterle su, non le ascoltavo neanche, le ascoltavo 30 secondi e le tiravo giù. Però concretamente l'atto lo facevo. L'atto quindi... l'hai fatto, quindi bene, quindi, bravo. Ce l'ho ancora in casa. Bravo. Pensate che meraviglia. Molto bene, passiamo col secondo. Sì, vai. Anetta pronta, Sì, sempre quadrati. Sempre quadrati. Libro, quasi. Rivista, quaderno, compiti, scrittura. Bibbia, scrittura, enciclopedia. Questa è una parte. Sì. Questa è un'altra. Libro, lettura, telecomando, no. iPad, hai Kindle, libro elettronico, ebook. Ebook. Libro cartaceo, ok. E te lo scriverei, Nico, però. Libro capitolo. Scusa, è un libro questo. È un'enciclopedia. È quasi un libro. È un saggio. Ah, lettore. No. È un c'ha delle fotografie. È enciclopedia. È una rivista. È un volume. È un libro fotografico. Cos'è? È il giornale. Brava, brava Anita. Ce l'abbiamo fatta. Ma come abbiamo fatto ad aspettare tutto questo tempo? Brava Anita, siamo a 1-1. Giornale, sì. Ma quello di fianco, scusa, cosa voleva rappresentare? Era la prima pagina. È la prima pagina. Ah, però guarda, è vero, guarda, bello, è proprio vero? Uguale, proprio volevo uguale. Scriverti Corriere della Sera, va però... Va bene, dai.
Torna Lorenzo, torna, ti attendiamo con grande ansia. Però passiamo al terzo. C'è ancora un oggetto e due detti per il piacere dell'amico. Allora, un oggetto. Cos'è? Sono dei rami? Cos'è? Ma quella cos'è? Roba? Un fuoco. No. Un uccellino sull'albero. Un uccellino. Sempre è un tronco. Sei troppo ottimista. Sei troppo ottimista. Cosa sono? Delle foglie? Un nido? No. Un mazzo di fiori? Quasi. Un mazzo di... un bouquet? Brava. Brava! Mamma mia, che orrore. Se ci portano un mazzo di fiori... No, io li rilancio. È bruttissimo, ragazzi. Sì, ma poi perché l'hai fatto così storto? Esatto, ma poi storto. Vabbè. È posato sul tavolo, dai. Esatto, l'ho appoggiato sul tavolo. Va bene, va bene. Però andiamo con il primo detto, meglio detto, un penultimo. Nico, sei in svantaggio, Sì. Tranquilla, recupererai con i detti. Sì, allora. Quindi siamo... No, siamo in svantaggio. Sì, 2-1. 2-1. Detti. È un tavolo. Ma perché fai le robe storte? In 3D le fai. È un tavolo. No. È un banco. Un letto. È un letto. Un letto dormire. Una persona che dorme. Chi dorme non piglia pesci. Dormire... Ma è già un detto? Sì, è un detto. Ah, un detto. Dormire, chi, sognare. Chi dorme non piglia pesci. Ho già detto. Detto. Sognare, sognare le pecore, contare le pecore, insonnia, chi non dormire. Pecore, questo ha non dorme? Perché? Ah, contare... No, questo. Sogni, pecore. No. Cosa? Francesco. Non ho sentito suggerimento. Dai, dai, questo qui è un... È un sogno. È un sogno. 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 Sognare occhi aperti. È già, Nico. Nico, io ti ho detto che recuperi sui detti. Sei pronta? Siete pronti? È la grande bella questa, perché siamo 2-2. Via con l'ultimo. Dai. Vabbè, questo è molto semplice, quindi è proprio una cosa a tempistico. Quindi faremo una figuraccia, come al solito. Una persona. Collo, maglia. La testa. Uomo. Cos'è? Una persona. Un uomo. Chi dorme? No, ancora. Chi dorme? È un uomo? Persona? Testa. Testa. Testa, avere la testa sulle spalle. Brava, e Anita si aggiudica la giornata. Brava! Anita, che fantastica! Dai, vincere, perché così è contenta, perché così c'ho il potentino della giornata. Fiesta. Cari amici, abbiamo anche recuperato il meteo e quindi andiamo subito a vederlo. Buona giornata da Nico Schiodetto. Situazione per martedì con l'alta pressione che momentaneamente interesserà l'Italia, anche se le perturbazioni in settimana potrebbero raggiungere di nuovo il centro-nord. E segnaliamo un fronte nuvoloso in risalita ancora dal Nord Africa, questa volta verso la Sardegna. Gli effetti con la prossima immagine, una giornata che sarà abbastanza buona sull'Italia, a parte delle nubi alte in transito, e nubi più compatte sulla Sardegna. Zoom precipitazioni che ci conferma di fatti delle precipitazioni che investiranno l'isola. In giornata qualche piovasco soprattutto sulla parte meridionale della regione. Buono altrove, qualche isolato fenomeno sulle zone prealpine del nord. In sintesi quindi una giornata abbastanza buona con schiarite anche ampie ad eccezione di qualche nube alta in transito. Nubi più compatte sulla Sardegna con dei piovaschi. Il quadro termico primaverile, possiamo osservare ovunque valori diffusamente tra i 18 e i 22 gradi. Dettagli e approfondimenti ulteriori li trovate scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Eccoci tornati qui alla nostra scrivania, perché è il momento dedicato all'informazione, niente caffè perché tanto se lo beve sempre solo Piero. Ci dedichiamo alle notizie della giornata e quella che è in apertura sul Corriere della Sera già da ieri sera è veramente una notizia terribile, di questa ragazza giovanissima di 22 anni che è morta in un incidente sul lavoro in Toscana, una giovane mamma tra l'altro di
un bimbo di 5 anni, pensate che è stata inghiottita da una macchina tessile, ad avere una fine orribile davanti ai colleghi di lavoro. È successo in provincia di Prato, stava lavorando a questo orditoio che è una macchina che ordina i fili, tesse e cuce, e i compagni di lavoro dicono di aver visto la ragazza proprio risucchiata dal rullo della macchina dove era rimasta impigliata. Una fine tremenda, è arrivata l'ambulanza, scusate, è partita la pubblicità, è arrivata l'ambulanza, non sono riusciti a fare nulla per salvarla, nonostante insomma davvero il lavoro dei sanitari e le preghiere di tutti i presenti. E purtroppo davvero una tragedia, anche perché lo sappiamo era una giovane mamma, giovane ragazza, aveva tutta la vita davanti, quindi insomma davvero una brutta notizia, che tra l'altro arriva due giorni dalla festa dei lavoratori, e quindi insomma è stata occasione ovviamente per parlare della sicurezza sul lavoro, perché i numeri purtroppo degli incidenti sul lavoro sono ancora molto alti. Luana, una ragazza semplice, lavorava volentieri, assurdo morire su un orditoio oggi. Il padre, queste sono le insomma, il padre è disperato ovviamente, il giorno dopo l'incidente in cui è morta la giovane 22enne. Torniamo però ad occuparci anche della situazione sanitaria. Si parla ancora di vaccini, e si parla di vaccini perché ci sono due velocità, le regioni sono a due velocità a quanto pare, per quanto riguarda i vaccini, soprattutto per quanto riguarda la protezione degli anziani. Ci sono quattro regioni in forte ritardo, e sono Sicilia, Calabria, Sardegna e Campania, che sono ancora molto indietro per quanto riguarda le vaccinazioni degli anziani. E si torna a parlare anche di immunità di gregge, se ne è sentito parlare tantissimo, lo sapete, se ne è parlato anche perché adesso c'è questo studio americano che dice che è improbabile raggiungere l'immunità di gregge, lo dicono gli esperti. C'è questo studio appunto americano che dice che l'immunità di gregge è ancora un miraggio, ma non importa più come prima. In alcuni paesi abbiamo una buona quota di immunità generalizzata che permette di tornare alla normalità e protegge i più deboli, e mentre la campagna vaccinale prosegue la convivenza con il virus diventa possibile. Perché poi si allontana questa immunità di gregge? Perché praticamente se prima si calcolava un 60-70% di persone che dovevano essere vaccinate per raggiungere questa immunità di gregge, il numero della percentuale è cambiato vista l'introduzione di tutte queste varianti, la variante inglese, la variante sudafricana, la variante brasiliana, adesso c'è la variante indiana. Quindi per raggiungere questa immunità di gregge praticamente si deve arrivare a vaccinare almeno l'80% della popolazione, quindi si allontana questo calcolo, allontana sempre di più dall'immunità di gregge, che quindi il calcolo dovrà essere di nuovo rivisto. Intanto però l'importante è continuare ad aderire alla campagna vaccinale, lo diciamo, è un appello ovviamente che rinnoviamo a tutte le persone. Man mano che escono le categorie dei vostri anni di nascita, mi raccomando, aderite numerosi, continuate a vaccinarvi. La Lombardia adesso sta viaggiando molto velocemente, di questo siamo contenti. Ricordiamoci anche che per raggiungere l'immunità di gregge non dobbiamo dimenticarci dei bambini, non sarà mai completa ovviamente finché anche i bambini non saranno vaccinati. E a proposito di bambini, o meglio ragazzi, si avvicina anche l'ok a Pfizer per i 12-15 anni. E c'è anche una bella notizia per quanto riguarda gli anziani invece, perché si apre la possibilità di poter tornare a far visita agli anziani nelle RSA dal mese di maggio, e questo, insomma, di questo siamo molto contenti, perché dopo, cioè, è vero che hanno creato tante stanze degli abbracci con questi plexiglass dove si possono infilare le mani per abbracciare le persone, però il contatto fisico
è tutta un'altra cosa, e quindi speriamo davvero che presto ci si possa tornare ad abbracciare, ovviamente da vaccinati, con i nostri anziani nelle RSA. Allora, un po' di aggiornamenti per quanto riguarda sempre il coronavirus. Mattarella ha detto che supereremo questa prova anche grazie al contributo dell'esercito, ovviamente prima di tutto il colonnello Figliuolo, che è a capo appunto della nostra campagna vaccinale. Intanto l'OMS sta valutando l'ipotesi di introdurre anche il vaccino cinese, due vaccini cinesi per uso in emergenza, quindi potrebbe esserci anche questa ipotesi. Non è ancora stato dato l'ok per quello russo in Italia, ma c'è anche la possibilità che possa esserci anche possano esserci anche due vaccini cinesi. Intanto in India la situazione è ancora drammatica, pensate che sono stati superati solo in India i 20 milioni di contagi da inizio pandemia. E per quanto riguarda invece il vaccino AstraZeneca, l'immunologa Viola dice che potrebbe aprirsi la possibilità di somministrarlo anche agli under 60, però solo agli uomini, visto che i problemi sono legati alle trombosi, spesso magari l'assunzione della pillola anticoncezionale. Potrebbe essere che comunque AstraZeneca venga utilizzato anche sotto quell'età, però solo per gli uomini. Un'altra notizia che ha tenuto banco intanto Bill Gates e la moglie si separano, vi diamo questa notizia che è diventata ovviamente di dominio pubblico, anche perché loro hanno fatto proprio un annuncio su Twitter. Sono stati sposati 27 anni, hanno lavorato tantissimo insieme, hanno tre figli, loro hanno lavorato tantissimo insieme, hanno questo mega patrimonio da spartirsi, anche perché hanno tutte delle fondazioni ovviamente benefiche a cui lavorano quotidianamente. C'è il commento anche della figlia Jennifer, che dice: periodo difficile, anche perché stavano insieme da una vita e lavoravano da una vita. La bella notizia di oggi è la svolta per Daniela Molinari, quella donna di 48 anni milanese, malata di tumore, che cercava la madre biologica per un prelievo di sangue per darle una speranza di guarigione. La madre inizialmente non aveva accettato di fare questa cosa per lei, perché si è ritrovata praticamente spiazzata in questa situazione dopo 48 anni, dopo aver partorito questa figlia dopo 48 anni. Insomma, ha accettato, questa è la bella notizia, aveva abbandonato la figlia alla nascita. Poi grazie agli appelli e all'aiuto del personale del Tribunale dei Minori di Milano si è convinta, e il lavoro veramente del personale del Tribunale dei Minori di Milano è stato fondamentale per farle capire che questa cosa sarebbe stata fatta nell'assoluta privacy, senza scombussolare sostanzialmente la sua vita. Lei ha fatto sapere che la sua era una storia di un dolore lontano, sostanzialmente una gravidanza in un contesto di feroce violenza, la volontà di non abortire, la speranza di lasciare la bambina a dei genitori con maggiori risorse, e poi anche il segreto custodito con la nuova famiglia. Insomma, un dolore che andava elaborato e aiutato, e appunto il personale del Tribunale di Milano ha avuto un ruolo fondamentale. La mamma quindi farà questo prelievo, e questo sarà una speranza davvero di poter trovare una cura per la figlia 48enne, madre a sua volta di una bimba di 9 anni che vuole assolutamente guarire da questo tumore. Noi le facciamo ovviamente tantissimi auguri. Andiamo in pubblicità un attimo, tra poco torniamo, qualche news ancora insieme, poi il momento dedicato alla moda. E adesso la pubblicità. Questa volta non ti dico no, che poi ti prendi il male. Ultima parte di Aspettando Mezzogiorno, poi passeremo ai nostri gioielli memory del nostro Piero, che come vedete non c'è, mi ha lasciato sono vedova, sono praticamente vedova,
mi ha lasciato qui per un paio di giorni perché aveva degli impegni familiari, ma torna, non preoccupatevi che torna, non me ne sbarazzo di Barzale. Andiamo avanti a vedere un po' le nostre news. C'è questa notizia che arriva, un incidente pazzesco che è avvenuto in Messico, a Città del Messico, dove è crollato, pensate, un ponte della metropolitana, dove sotto passava praticamente un'autostrada. Ci sono decine di morti, tanti in trappola fra le lamiere. L'incidente probabilmente è dovuto al cedimento strutturale di una trave al passaggio del convoglio e insomma, immaginate i soccorsi complicati in questo momento. Si parla, se non sbaglio, di una ventina di morti e di 70 feriti, ma è solo un primissimo bilancio, quindi ci vorranno tante ore ovviamente per capire quale sarà il bilancio finale. E poi la riforma delle pensioni, le proposte dei sindacati, via dal lavoro a 62 anni e assegno ai giovani. CGIL CISL e UIL lanciano l'iniziativa Cambiare le pensioni adesso, prima dello stop a quota 100 previsto per fine anno. Molte delle loro proposte trovano d'accordo il presidente dell'INPS Pasquale Tridico. E, insomma, il tema delle pensioni è sempre un tema molto sentito, soprattutto anche per i giovani che non sanno se e quando andranno in pensione, ovviamente, perché se si calcolano i 40 anni di lavoro, provate a immaginare, insomma, in quanti hanno iniziato a versare magari dei contributi normali ben dopo i 30 anni, perché magari prima erano precari, perché non avevano lavoro, perché avevano gli stage, gli studi, eccetera. E quindi, insomma, si parla ovviamente dei 70 anni prima di poter vedere la pensione, è cosa un po' complicata. E poi a Venezia una donna di 55 anni è morta schiacciata dal letto a contenitore, è stata trovata dalla figlia ed è stata aperta anche un'inchiesta, è stata disposta un'autopsia. Roberta Romano era una guardia penitenziaria, è rimasta uccisa domenica sera nella sua casa di Santa Marta nel centro storico. La questione Fedez e le frasi omofobe, ho sbagliato e peccato, anni fa ero più ignorante, ovviamente perché i detrattori di Fedez, dopo quanto successo al concertone del primo maggio, hanno tirato fuori i testi delle sue prime canzoni, dove insomma non c'erano dei testi particolarmente così nobili come i temi di cui porta avanti le tesi adesso. E quindi dice, lui si difende dicendo, il rapper dice, un tempo Salvini cantava Napoli colera e oggi chiede invece i voti ai napoletani. E quindi, insomma, mette un po' sulla bilancia tutti gli scheletri nell'armadio, anche di quelli che lo attaccano. Andiamo a vedere invece Repubblica di che cosa parla e com'è l'apertura in questo momento del quotidiano La Repubblica. Nessuna festa senza lavoro, anche qui la questione pensioni, le proposte dei sindacati, 62 anni o 41 di contributi, assegno di garanzia ai giovani e per le donne un anno di anticipo ad ogni figlio. Queste insomma le proposte per quanto riguarda le pensioni. Vediamo se c'è qualche altra notizia qui. Sempre su Repubblica c'è il divorzio di Bill Gates, abbiamo visto fattorie, isole tropicali, codici leonardeschi e Ferrari, tra Bill e Melinda un tesoro da spartire. E andiamo a vedere anche un attimo, aspettate che devo tornare su, ecco qua. La corsa alla Champions, veleno Napoli su Udinese Juve e il caso Donnarumma, sospetti e quattrini, in ballo 50 milioni. E poi c'è l'inchiesta su Grillo Junior, le foto dell'oltraggio, nuove accuse sulla notte in villa. La madre di Daniela Molinari ha deciso di aiutarla, farà il prelievo per mappare la malattia genetica. E poi la terribile notizia dell'operaia di 22 anni morta intrappolata in un macchinario di un'azienda tessile, la rabbia dei colleghi. Allora, adesso andiamo a vedere qualche notizia sulla moda con la nostra Anita. Buongiorno di nuovo. Ciao Anita. Ciao.
Dici tutto. Oggi parliamo di Hermès, dei suoi bellissimi foulard. Ah beh, sono un must. Ce li hai, Nico? No. C'ho niente dobbiamo di Hermès. Dobbiamo segnarli che nella tazze. Nostra white list di Piero. Esatto, dobbiamo inserirli nella lista dei regali di Piero. Di Hermès ho solo due belle tazze. Eh beh, sempre tante, meglio di niente. Due tazze che mi avevano regalato al matrimonio. Carino, no. Carino. Però i foulard comunque sono molto in voga, molto utilizzati. Vediamo che era il 1937 quando Robert Dumas, che era il socio di Hermès, ebbe la brillante idea di personalizzare le loro sciarpe di seta con dei disegni. Infatti nacquero così i loro fazzoletti di seta di Hermès. Vediamo che spopola negli anni 50 con tra i reali e le star. Infatti ricordiamo la principessa Grace di Monaco che lo utilizzò per sorreggere il suo braccio rotto. E anche la regina Elisabetta, vediamo che non ogni ricorrenza che c'è un foulard lo indossa sempre, perché comunque sono molto chic e adatte ad ogni occasione. Ma invece sai, Nico, come sono molto belli secondo me da abbinare i foulard? Allora, siccome attraverso la borsa, no? La tracolla. Si lega sulla borsa. Esatto, lo leghi alla borsa e secondo me diventa subito una borsa molto molto chic. E anche come cintura. E poi esatto, si usa anche come cintura, qualcuno lo mette in testa, qualcuno lo... Adesso è tornato che si lega al collo, che fa un po' vecchia zia, ma in realtà sulle passerelle si è vista sta roba qua. Ovviamente dipende sempre chi le indossa, secondo me. Sì, dipende esatto come lo metti. Però il foulard, insomma, un foulard di seta prima o poi torna utile, sì, nel cassetto. Torna utile e alla fine sei sempre molto... Sempre anche un regalo molto gradito. Sì, sì, perché poi dopo lo puoi utilizzare un po' come vuoi, un po' a tuo piacere. Quindi sì, è vero. Ci piace. Grazie Anita che ci dai tutte le news di moda, che così noi prendiamo appunti e possiamo così essere delle fashion. Allora, andiamo avanti ancora a leggere un po' di notizie. Siamo ancora su Repubblica. La frana del ponte al passaggio della metropolitana, l'incidente in Messico. Vediamo se riusciamo a vedere questo video proprio dell'incidente in Messico, perché sono davvero delle immagini pazzesche. Eccolo qua, vediamo se adesso parte. Sono immagini notturne, quindi si vedono tutte queste luci e cercheremo di capire un po' com'è la situazione. Però si vede questa, adesso quando finisce la pubblicità, si vede questa autostrada praticamente sotto, dove stanno passando tantissime macchine. Immaginate, insomma, Città del Messico è una delle città più popolose al mondo, quindi milioni e milioni di persone a qualsiasi ora del giorno, quindi insomma immaginate il traffico. E sopra questa metropolitana, su questo ponte che sta, eccole, guardate. Pazzesco, passato proprio, guardate, passa la metropolitana e crolla tutto sopra questa superstrada dove stanno passando delle macchine. Un incidente pazzesco davvero, e il bilancio dei morti non è ancora chiaro, ovviamente, perché stanno soccorrendo le persone, ci sono incastrate persone nelle lamiere, quindi insomma immaginate i soccorsi, oltretutto anche di notte, quindi complicati dal buio. Allora, andavo a vedere se c'era ancora qualche notizia che riguarda il Repubblica, che troviamo su Repubblica. C'è una notizia che riguarda le imprese. Brexit, pandemia e uffici vuoti per smart working, le tre sfide di Italy a Londra, apre lo store da record alla Liverpool Station. Quindi insomma anche in Inghilterra bisogna fare i conti con la crisi e anche con la Brexit, che ha cambiato assolutamente gli equilibri. Vacanze Covid, la nuova politica di EasyJet, rimborsi anche per chi è in quarantena, quindi adesso insomma con le possibilità che possono accadere a tutte le persone che magari fanno delle prenotazioni, ci sono delle nuove politiche per venire incontro alle persone, se ci sono le regioni bloccate, se invece in questo caso qualcuno magari finisce in quarantena appena prima di iniziare un viaggio,
ci sono queste possibilità per non perdere la possibilità di recuperare poi i biglietti aerei. Allora, la stampa, vediamo, c'è una notizia che riguarda la scuola che avevamo intravisto appunto questa mattina. Il ministro Bianchi ha detto che tra 10 anni, pensate, ci sarà 1.400.000 studenti in meno. È questo insomma uno studio che così fotografa un po' la situazione della scuola in futuro, una situazione sicuramente che preoccupa. Sono numeri insomma che fanno assolutamente riflettere. Coronavirus, Costa a maggio riapriranno le RSA e le visite ai parenti. È pronto questo emendamento che farà felici davvero tante famiglie che potranno riabbracciare i propri cari nelle strutture, nelle residenze sanitarie dove si trovano le proprie mamme, papà, insomma i nonni. Si potrà finalmente tornare, vista anche la bella stagione, magari a riabbracciarsi all'aria aperta. E poi ancora c'è un video che riguarda alcuni personaggi famosi a cui la stampa ha chiesto che cosa pensano delle riaperture, tutti i personaggi che hanno vissuto l'incubo del Covid. C'è J-Ax, c'è Nina Zilli, c'è Iva Zanicchi, insomma, che dicono la loro su queste riaperture. Allora, andiamo a vedere. A Roma compare il murale con Fedez sul cavallo della Rai. Davvero ci mettono pochissimo a fare ironia su quanto succede, e Salvini torna all'attacco, gli ho proposto un incontro privato, vedremo se accetterà questo incontro. Allora, questa era l'ultima notizia che vi andiamo a leggere qui dalla nostra rassegna stampa. Adesso andiamo a scoprire insieme al nostro Piero, vediamo dove ci porta. È ancora sulla crociera sul Po, andiamo a vedere. Sì, è ancora in crociera sul Po il nostro Piero, in realtà domani torna, e quindi andiamo a vedere dove ci porta oggi con i gioielli Memory. Poi torniamo con ore 12 puntualissimi a mezzogiorno, tra poco. Bentrovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Oggi stiamo attraversando il Grande Fiume, siamo sul Po, siamo partiti poco fa dal centro di Cremona, sempre con il comandante Federico Molinaro a bordo del traghetto Mattei. Dove ci troviamo adesso? Beh, adesso ci troviamo proprio all'altezza del pennello della Maginot, Castelvetro Piacentino, e ovviamente di rispetto c'è la lanca della Maginot, che è quella lanca che praticamente crea il canale, la canalina, la famosa canalina che tutti i cremonesi conoscono. Quindi è una specie di isola all'interno di questo specchio d'acqua. C'è un'isola all'interno dello specchio d'acqua, è molto importante la lanca. Le lanche sono molto importanti perché questi specchi d'acqua sono un rifugio per i pesci, soprattutto perché quando il fiume cresce tantissimo e le acque sono molto torbide, per cui c'è un piccolissima quantità di ossigeno, i pesci per poter sopravvivere entrano in queste lanche dove hanno maggior ossigeno e non rischiano l'ipossia.
La cosa che mi incuriosisce in questo momento è che di fronte a noi vediamo delle persone che stanno vivendo il fiume. Sì. A me piace definirlo così. Sì, è vero, è vero. Negli ultimi anni il fiume è più visitato e più, diciamo, più goduto, perché di fatto le acque sono molto più pulite, e questo lo dobbiamo sicuramente perché molti comuni si sono attrezzati con dei depuratori validi, e poi anche perché la crisi economica, la minore produzione del nord Italia ha fatto sì che i fiumi sono anche più puliti. In questo momento però stiamo vedendo delle persone che si stanno allenando con la canoa. Sì, beh, qua a Cremona c'è una tradizione da tantissimi anni. Noi partiamo dal pluricampione del mondo Oreste Peri, che è stato anche nostro sindaco qua a Cremona, e poi man mano tantissimi campioni, ragazzi che sono cresciuti qua, le nostre canottieri, e c'è una tradizione grandissima. Fin da piccoli molti cremonesi frequentano le canottieri e praticano canottaggio e canoa. Di fronte a noi abbiamo Punta del Cristo, è una zona molto vissuta dai piacentini e dai cremonesi, dove al sabato e la domenica vengono a prendere il sole o fare le grigliate, le feste, ed è una cosa, è diciamo un luogo importante anche perché c'è appunto sulla punta di questo isolotto c'è un Cristo che ormai da circa una quarantina d'anni è stato posizionato da dei cremonesi. E oltre che essere un posto di divertimento, di relax, è anche un posto di, diciamo così, di meditazione e di preghiera. La cosa che mi colpisce veramente è vedere questi spiaggioni immensi. Sì, è vero, sono immensi. Quello che abbiamo qua di fronte a noi, ci saranno circa 5 milioni di metri cubi di sabbia, è veramente una spiaggia immensa. Non so dove poterla trovare una spiaggia così grande in Italia, credo che sia forse la spiaggia più grande che ci sia. Andate, siamo in un punto particolare, a metà quasi del nostro tragitto. Sì, ci troviamo a Monticelli d'Ongina, all'inizio di Monticelli d'Ongina, e abbiamo qua vicino, abbiamo una struttura particolare. È praticamente un mulino galleggiante che produce energia elettrica. Tra l'altro di fronte a noi c'è proprio la centrale. Sì, sono due produttori di energia pulita. La centrale idroelettrica sfrutta la differenza idrometrica del livello idrometrico del fiume, mentre il mulino sfrutta la corrente. Comandante, innanzitutto per finire questa puntata abbiamo voluto anche Cristina qui vicino a noi, e siamo alla fine di questa nostra giornata, anche se adesso naturalmente avremo circa quell'oretta per tornare in centro a Cremona, sì. Ma siamo alla fine del nostro giro, della nostra meta, qui di fronte a noi la conca di navigazione di Isola Serafini. Di Isola Serafini, sì, è una conca, una bellissima conca di recente costituzione, e niente, è la conca che praticamente collega il fiume alto e il fiume basso, così lo chiamiamo, perché di fatto questa conca permette di accedere appunto al bacino superiore
in quanto la centrale idroelettrica dell'Enel qua di Isola Serafini crea questo sbarramento necessario per la produzione di energia elettrica. Diamo un po' di informazioni di servizio ai nostri telespettatori. Innanzitutto ricordiamo, questo è un servizio abbastanza nuovo, esiste da circa un anno, ma per avere tutte le informazioni su quelle che sono le vostre proposte, come bisogna fare? Beh, sicuramente potete accedere a queste informazioni sul nostro sito, che è cremonacrociere.com, o altrimenti dai punti di informazione turistica di Cremona, l'infopoint di Cremona. Quindi ricordiamolo ancora una volta, a parte che lo vediamo anche in sovraimpressione, cremonacrociere.com. Sì, esatto, cremonacrociere.com, e lì ci sono tutte le informazioni sulle crociere che facciamo durante la stagione. Questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.